è un omaggio dovuto per più ragioni. Prima di tutto per la grandezza del personaggio, perché è stato veramente uno dei più importanti uomini di cultura aretini a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Ma non solo aretini, lui è stato un grande archeologo, etruscologo, epigrafista e quant'altro a livello nazionale e internazionale. Perché addirittura all'età di 27 anni fu chiamato all'Istituto di Corrispondenza Archeologica di Roma, che era gestito dall'Impero Prussiano e il cui erede oggi è l'Istituto Archeologico Germanico. E è uno dei massimi riferimenti per la storia antica, per l'archeologia mondiali. Quindi lui già in età giovanissima, attraverso due studiosi che aveva conosciuto abbastanza casualmente ad Arezzo, era stato associato a questo importante istituto. Poi c'è anche l'aspetto che riguarda più propriamente l'Accademia, non poteva esimersi dal celebrare questa ricorrenza perché Camurrini è stato presidente dell'Accademia per 38 anni. Fino alla morte. Quindi è stato un personaggio fondamentale, ha traghettato l'Accademia della Prima Guerra Mondiale al difficilissimo dopoguerra, sempre con grande accortezza, saggezza, dettata anche dall'età e dall'esperienza, ovviamente. Assolutamente, sono molto soddisfatto che la figura di Gianfrancesco Camurrini, direi l'uomo di cultura e maggior spessore per Arezzo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, sia stato ricompreso nelle celebrazioni dei grandi toscani. Gianfrancesco Camurrini meritava di essere ricordato. È stato rettore della Fraternità dei Laici, è stato per 38 anni presidente dell'Accademia Petrarca, è stato il pioniere della tutela dei beni archeologici, quando ancora una legge organica in materia non c'era, ma c'era, lasciatemi dire, e noi in questa consiliatura siamo molto sensibili al tema, è stato anche un precursore della Toscana diffusa, perché preconizzava di avere dei musei per le comunità locali che potessero, ecco, essere di aiuto per ritessere la storia, così come egli ebbe modo di scrivere. Possiamo ricordare tanti musei che si legano alla figura di Gianfrancesco Camurrini, Chiusi, Orvieto, Fiesole, Viterbo, e potrei proseguire. E quindi sicuramente meritava di essere ricompreso tra i grandi toscani. Noi l'abbiamo fatto e siamo molto soddisfatti che questo sia avvenuto. L'osteria è un luogo della Toscana, l'osteria è un luogo in cui stare bene, un luogo in cui andare con la propria famiglia, e in questa guida si vede quanta Toscana ci sia: 136 osterie, 28 chiocciole che danno il senso di quella che è la capacità di questa terra di produrre soluzioni, prodotti sostenibili, di lavorare sulla biodiversità. In questi anni si è fatto tanto, ancora si può fare perché la Toscana in questo campo vuole continuare ad emergere. I numeri sono sempre più incoraggianti, abbiamo 1752 osterie recensite quest'anno con un numero sempre maggiore di chiocciole, non perché siamo di manica larga, ma perché effettivamente la qualità e l'attenzione rivolta da parte dei ristoratori nei confronti del territorio è sempre più profonda e più alta, per cui c'è una sinergia con la comunità che sicuramente va raccontata e va anche premiata. Andiamo a cercare tutti quei locali in cui c'è sicuramente una fortissima attenzione del territorio e delle materie prime, dei luoghi che raccontino e quindi esprimano il luogo in cui ci si trova e soprattutto in cui si sta bene, in cui si mangia bene e bene, in cui l'accoglienza è un valore fondamentale per l'esperienza complessiva per il consumatore. La promozione può dare come dire, far conoscere al mondo più che quanto è bella la nostra regione, quanto siamo bravi come comunità ospitante, che è l'elemento di valore per cui le persone quando viaggiano scelgono le destinazioni. Scelgono luoghi dove si sta bene, la nostra è una terra che ha questa caratteristica anche grazie allo straordinario lavoro
di tutta la filiera enogastronomica, quindi dalla produzione alla commercializzazione e alla trasformazione, quindi tutto quello che riguarda i luoghi dove si può mangiare, si possono mangiare i nostri straordinari prodotti. È questo innesto intelligente tra l'intera filiera e il turismo che poi ci permette come agenzia regionale, grazie alle collaborazioni straordinarie come quella di Slow Food, di raccontare vetrina toscana in tutto il mondo e di incominciare questa nuova fase che vede ristoranti toscani in tutto, in altri paesi che vogliono, ci chiedono di aderire a Vetrina Toscana. Ne siamo particolarmente orgogliosi perché vuol dire che questo piccolo modello, che è quello che poi ha permesso alla nostra agenzia di diventare capofila di un progetto nazionale sul turismo enogastronomico, quindi governeremo noi con risorse del Ministero un progetto di promozione nazionale, vuol dire, dicevo, che questo progetto comincia a essere percepito per il valore che ha. Sì, io penso che sia importantissimo proprio nell'anno in cui come sistema paese proponiamo all'UNESCO la cucina italiana come patrimonio mondiale dell'umanità e di conseguenza pensiamo che proporre la cucina italiana in questo momento, proporre le tradizioni, proporre la qualità e proporre il territorio vuol dire ancora una volta abbinare l'agroalimentare ai territori e quindi vuol dire abbinare l'agroalimentare al turismo. Le osterie rappresentano qualità perché hanno dei prodotti di altissimo livello e legati alla tradizione e quindi la tradizione dei piatti della nostra cucina e soprattutto i territori da dove arrivano. Non c'è un'osteria uguale all'altra, non ci sono dei franchising, non ci sono delle multinazionali che gestiscono osterie, ma ci sono famiglie legate al territorio, legate alla tradizione e legate ai prodotti locali. Quindi ben venga Slow Food quando valorizza e lancia guide come queste. Abbiamo la fortuna di avere due curatori regionali estremamente validi e un gruppo di collaboratori estremamente validi che hanno la passione nel visitare e nel viaggiare il nostro territorio alla scoperta di osterie, botteghe che, come diceva prima Francesca, sono entrate a far parte della guida. E abbiamo la fortuna di avere un territorio straordinario che dà spunto ai nostri ristoratori per fare un lavoro eccellente nelle loro osterie. Prima si diceva che in Toscana si sta bene, sì, si sta bene. Le persone vengono in Toscana per stare bene, vanno nei locali per stare bene. Infatti no, i locali che sono in guida sono locali accoglienti, perché questa è la vera forza delle osterie che noi mettiamo in guida. Sì, Olia per Montespertoli è tradizione perché la nostra storia è la produzione olivicola di Montespertoli, è innovazione perché quest'anno presentiamo anche il PSR finanziato dalla regione ed è anche solidarietà con il progetto di sostegno alle popolazioni sahrawi. In questo tempo dove tutti cerchiamo la pace e c'è bisogno, questo popolo lotta per la propria determinazione e per la propria libertà da troppo tempo. Sì, le annate dell'olio sono complicate spesso, questa è una delle più complicate che esiste almeno nei 5 anni di Olea, però riesce sempre a dare qualche spunto interessante, quindi siamo in attesa di scoprire le aziende da sabato e domenica e vedere che olio è venuto fuori quest'anno. Quinta edizione di Olea è un modo per raccontare un territorio bello come quello di Montespertoli, è un modo per costruire la cultura dell'olio, che è molto importante perché l'olio è ben oltre un condimento, l'olio è un alimento fondamentale per la nostra vita. La Toscana è una terra che negli anni è riuscita a saper produrre oli di grandissima qualità e iniziative come queste hanno proprio il valore di costruire questa cultura che fino a pochi anni fa non c'era e su cui si può ancora lavorare. Grazie agli organizzatori, grazie anche per aver voluto tenere insieme iniziative di solidarietà. Penso che questo sia il segno di quella che è la nostra regione, di quella che è la Toscana. Montespertoli è un comune che rappresenta
perfettamente la Toscana con le tante produzioni tipiche, e questa manifestazione, perché Montesperto è più conosciuta per il vino, la grande festa del vino che viene fatta a Montespertoli, per i Chianti Montespertoli, però giustamente da 5 anni con questa manifestazione si è voluto risottolineare l'importanza anche della produzione dell'olio a Montespertoli e in Toscana, che va insieme a quella del vino, e voler qualificare la qualità delle produzioni, la qualità dell'olio prodotto, quindi con un lavoro che diventa una festa, ma che è anche un approfondimento scientifico e che aiuta anche i produttori a crescere, a radicare la qualità del prodotto sul territorio. Quindi una manifestazione davvero importante, e invitiamo tutti a partecipare a questa manifestazione a Olea, alla 5ª edizione di Olea. Ecco, questa proposta di legge si dice che il sistema sanitario pubblico in Toscana, ma in Italia in generale, è in pericolo, e servono 2 misure urgenti. Una che riguarda la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale, cioè quanti soldi lo Stato mette a disposizione delle regioni per strutturare il servizio sanitario. Quello italiano dal 2010 è sottofinanziato, e ora siamo arrivati a un livello di non sostenibilità dei sistemi sanitari. Chiediamo di essere almeno in linea con la media europea, non con la Francia, con la Germania, la Germania ha un fondo che è doppio di quello italiano, ma almeno in media con quello europeo bisogna arrivarci, se no c'è un tema di sostenibilità. E l'altro elemento è quello del personale. Già noi abbiamo difficoltà a trovare personale sanitario, medici e infermieri che lavorino nei sistemi sanitari pubblici, ma anche quando li troviamo, oggi abbiamo una norma che, se abbiamo trovato il professionista e ci sono i soldi in bilancio per assumerlo, ci impedisce di assumerli, perché non possiamo spendere più di quanto spendevamo nel 2004, 20 anni fa, ridotto l'1,4%. Una norma assurda che è contro i sistemi pubblici, contro la Toscana in particolare, che ricordo ha il più alto tasso di medici dipendenti pubblici rispetto alla popolazione. Siamo la prima regione per medici e siamo la 4ª regione per infermieri dipendenti pubblici. Questo vuol dire che nelle altre regioni c'è molto privato, e quindi questa norma colpisce ovviamente prima di tutto le regioni che hanno sistemi pubblici molto forti e sviluppati. Veramente contrapposti, una visione completamente diversa, anche partendo dalle premesse, perché in fin dei conti più soldi in sanità, ma anche più addetti ai lavori sarebbe sempre auspicabile, ma è importante capire queste risorse come vengono spese, quindi una programmazione, un'appropriatezza della spesa è fondamentale, perché se no diventa un pozzo senza fondo, cioè più soldi dai e più le spendi senza un criterio. Conseguentemente, anche soltanto valutando ciò che è stato, con speranza nel triennio 2023-2025 avevamo un 0,6 in meno di tendenziale, nel 2024-2026 con Schillaci e quindi il governo attuale avremo uno 0,6 in più. Questo a titoli, diciamo, reali. Poi si può parlare di tutto e del contrario di tutto, ma imporre un 7,5% rispetto al PIL è assolutamente aleatorio, perché comunque sia il 7,5% del PIL, di quale PIL? Perché se era il 7%? Perché economicamente eravamo andati totalmente in basso, quindi ovviamente con un PIL basso, un investimento a parità di spese di investimento, era aumentata la percentuale, quindi è un qualche cosa che non ha senso. E poi una proposta di legge deve essere assolutamente, avere un corrispettivo come vengono coperti quei soldi, e parlare della lotta all'evasione è il sesso degli angeli, cioè nel senso è vero, però quanto è la cifra reale che riusciamo a recuperare dalla lotta all'evasione? Per cui ci vogliono cifre concrete. Non
non sono credibili perché soltanto nel giugno del 2022 il PD ha approvato una proposta di risoluzione, un documento di 994 pagine dove non c'è mai fatto alcun riferimento ad agganciare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL. È evidente questa proposta di legge che mandano alla Camera e al Senato, è una proposta di legge strumentale che ha l'unico scopo di attaccare il governo. Il governo è il governo che ha messo più soldi nella sanità pubblica, 136 miliardi di euro. Quando governava il PD ce ne venivano messi 120 miliardi, il governo che per primo dopo tanti anni aumenta gli stipendi di medici e infermieri, evidentemente è una proposta strumentale, demagogica, populista che noi non possiamo che respingere. Ma Italia Viva con forza ha chiesto che sulla sanità venissero impiegate le risorse del MES sanitario. Oggi a me verrebbe da chiedere perché nei mesi scorsi non si è voluto richiedere l'utilizzo di queste risorse, avremmo potuto riutilizzare, oggi avremmo a disposizione 40 miliardi in più da poter gestire sulla sanità, è evidente che non lo si è voluto fare, Tel Aviv con forza si è battuta anche in questo Consiglio regionale per far capire che servivano quelle risorse, servivano per il personale, serviva per migliorare la qualità del livello di servizi sociali e assistenziali. Detto questo, noi abbiamo fatto riconoscere questo aspetto nel testo di legge, ovviamente lo votiamo, siamo consapevoli, siamo maturi per dire che è evidente che servono maggiori risorse, ma siamo anche responsabili nel dire che forse vanno spesi meglio, vanno riorganizzati, bisogna fare delle scelte, bisogna avere il coraggio dopo quello che abbiamo fatto nel 2015, magari da qui al 2025, di pensare che a distanza di 10 anni serve una nuova riforma sanitaria per riorganizzare meglio il territorio, spendere ancora meglio le risorse, organizzare ed erogare migliori servizi in termini qualitativi e in termini soprattutto assistenziali rispetto ai cittadini toscani. Sicuramente investire maggiori risorse nella sanità è fondamentale. Ricordiamo dei dati che sono stati diffusi da Gimbe al riguardo. Negli ultimi 10 anni, dal 2009 al 2019, la sanità ha visto tagli in Italia per 37 miliardi di euro tra tagli di finanziamenti e programmi che non sono stati mantenuti sugli investimenti. Quindi significa che ci sono delle gravi responsabilità per chi ha governato in questi anni, e le stesse responsabilità le hanno anche quelle forze che oggi presentano questa proposta di legge, che è sicuramente accoglibile, alla quale abbiamo votato a favore, ma che deve essere poi corredata anche poi da un approccio a livello nazionale migliore, che è quello della proposta di legge, del disegno di legno sull'appropriatezza della spesa e sull'utilità anche della ricerca sanitaria e sul fatto che debba essere e pubblica, che stiamo facendo a livello nazionale come Movimento 5 Stelle. Ricordiamo che sotto il 6,5% la sanità viene definita come povera.